questa dovrebbe essere carta. E invece ci sono rifiuti di ogni genere all'interno. Ancora bottiglie di plastica, sempre in un secchio in cui dovrebbe essere raccolta la carta. Qua abbiamo delle taniche, addirittura acido muriatico, un intero scatolo. Questi bidoni, quante persone servono? Cioè, un condominio di quante case? Il 18 di là, sono due per un differenziale, due per la carta e uno solo per la pasta. Per 18 famiglie. Come mai non si riesce a portare la raccolta differenziata a cifre superiori? Dov'è il problema? Il problema fondamentalmente è sull'organizzazione del lavoro di ASIA, che noi chiediamo che venga modificata, perché è ridotta praticamente, io amo definirla, braccio e carretto in realtà. Quindi non ci sta, manca un piano industriale che prevede praticamente questo salto di qualità da parte della dirigenza di ASIA, e quindi di porre questa azienda in un'ottica più industriale, non come quella dell'emergenza prima, dove bastava raccogliere i rifiuti così com'erano e poi dopo si facevano operazioni di smaltimento, insomma, che arricchivano i soliti noti praticamente. E a questo punto qua c'è bisogno di una ristrutturazione anche interna di quelle che sono le attrezzature che ASIA dovrebbe utilizzare, oltre al fatto che bisogna prevedere un'impiantistica seria per poter uscire praticamente da questa situazione e per fare in modo, torno a ripeterlo, che in un ciclo più virtuoso si cominci praticamente a ridurre la tassa che i cittadini devono pagare. Attualmente invece i cittadini campani pagano una tassa sui rifiuti elevatissima, perché la SIA stessa è costretta a pagare, proprio per la carenza di un impianto di compostaggio, di altre attrezzature per smaltire questi rifiuti che derivano dalla raccolta differenziata. Come ama dire qualche collega mio, sarebbe l'uovo di Colombo quello per risolvere la questione. Cioè, in realtà basterebbe dividere l'umido dal secco, e già questo porterebbe a una differenziazione di circa intorno al 35-40% praticamente, dividendolo, e poi un impianto dove il secco, attraverso un'operazione tra meccanica e manuale, verrebbe differenziato e a quel punto commercializzato. Questo sarebbe l'ottimale, ma si preferisce in pratica arricchire la città di Napoli di bidoncini, campane e quant'altro, dove il cittadino deve mettere il vetro da una parte, la carta dall'altra, che sta, insomma, è tutta una situazione che praticamente poi alla fine, insomma, tra un po', diciamo, di disattenzione da parte dei cittadini e gli impianti che non esistono in pratica, alla fine queste qua vanno alle piattaforme. E le piattaforme sono le uniche che ricavano qualcosa, perché ci sono delle percentuali oltre le quali praticamente quel rifiuto, anche se differenziato, viene considerato contaminato e pertanto non idoneo praticamente, e quindi ASIA, quindi i cittadini che pagano la TAS, deve pagare. Al parco.
Marco Vesuvio, sempre a Ponticelli. Qui abbiamo una fermata dell'autobus e la situazione dei rifiuti è quella che vedete. Un'azienda che non fa lo spazzamento stradale, perché è inesistente, la mandela arrivano tutti i giorni, c'è una raccolta differenziata che ormai è in caduta libera praticamente, come gli ambienti di lavoro sono fatiscenti, umidi e ai limiti della sicurezza, attrezzature sono inesistenti, gli automezzi sono ridotti a rottami in pratica, cioè questa è la situazione allo stato attuale. Con il Comune di Napoli abbiamo firmato un anno prima del 2012 un protocollo d'intesa insieme alle altre organizzazioni sindacali, nelle quali si definivano quali erano le linee per rendere produttiva sia, per migliorare praticamente i servizi che avevamo e per arrivare a un abbattimento sulla tassa dei rifiuti. Ci è voluto più di un anno di trattative con la dirigenza di ASIA per arrivare alla firma definitiva del contratto di secondo livello. Una volta che avevamo definito in tutte le sue parti questo contratto di secondo livello, praticamente noi non abbiamo avuto più la possibilità di interloquire con ASIA e di andare avanti per fare delle azioni concrete. Quando ci riguarda, noi andremo avanti su questa fase di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei lavoratori di ASIA su questi temi. Distribuiremo materiale per fare in modo che i cittadini sappiano come stanno realmente le cose e se non ci dovesse essere un cambio di rotta, a questo punto arriveremo anche allo sciopero.